dicendo che è logorroica. Un po' sì. Anch'io lo dico che è un mio difetto, quindi ci può stare. Pochi. Ma ci possiamo guardare qualche Sì, volta? assolutamente. Ok. Ciao, sono Carlo, ho 26 anni, tra poco 27, e sono data analyst. Ciao, io sono Andrea, ho 30 anni e anch'io sono una data analyst. Mi definirei estroverso, un po' pazzerello pure per certi versi, però anche molto di cuore. Solo questo. Vabbè, Manca qualcosa, infatti. inizialmente sei un po' chiuso, non sei così tanto estroverso. All'inizio sì, probabilmente sì. Un po' timido. Io invece non sono per niente timida, purtroppo. Vero? Parlo Un po' pure con i muri, con i mobili. Carlo, pregio e difetto di Andrea. Pregio sicuramente che anche lei è una ragazza molto di cuore. Difetto è difficile da Che sono trovare. perfetti. Forse che io sono una persona molto, non so, anche che vuole stare magari da solo o che vuole parlare poco. Invece lei comunque parla sempre. Carlo, come sei in amore? Sono una persona, penso che dà tanto, però allo stesso tempo si aspetta anche tanto. Sono una persona estremamente, ma tantissimo romantica, quindi nei rapporti, diciamo, d'amore, ecco, provo a dare tantissimo. Nella maggior parte dei casi capita che ottengo cose negative, però diciamo che in tutti questi anni sono rimasta sempre me stessa e quindi anche da questo punto di vista cerco di esserci e di essere costantemente presente nella vita dell'altro. Confermo. Raccontateci l'aneddoto della prima volta che vi siete visti. Io ricordo esattamente il primo giorno, Vai, vai. il 5 settembre 2022. Sei una delle prime persone che ho incontrato appunto nel nuovo ufficio. Mi ha ispirato fiducia fin dal primo momento. Io in realtà non mi ricordo esattamente la giornata, perché comunque è passato un bel po' di tempo, però sicuramente mi ricordo che aveva un look non proprio adatto all'ambiente di lavoro, non perché fosse esagerato, ma perché era molto molto composto, quindi sembrava proprio un classico consulente. E poi vabbè, col tempo si è sciolta, ha capito anche come si doveva vestire. Carlo, che cosa ne pensi degli ex di Andrea? Vabbè, diciamo che abbiamo parlato molto di queste cose tra di noi. Mi ha raccontato tante cose anche nello specifico e penso che lei meritava molto di più. È vero. E io cosa penso delle ex di Carlo? Non sanno veramente che persona hanno perso. Domanda di rito, Andrea e Carlo, state insieme o no? Purtroppo no. Grazie. Yeah!